una così piccola regione, la più piccola tra le regioni italiane, eppure racchiude al suo interno il numero di castelli, torri medievali, case fortificate più alto in Europa. Una storia che viene da lontano, dalle prime colonizzazioni dei popoli celti salassi, e poi il passaggio sotto il controllo dell'Impero Romano fino a quel Medioevo che ha dato inizio alla nascita di centinaia di castelli. L'importanza si percepisce guardandosi attorno, le grandiose opere romane che ancora accompagnano il visitatore nel centro di Aosta, o Augusta Pretoria come veniva chiamata in antichità, sono lì a testimoniarlo. Una storia dunque che la unisce al mondo celtico, ma che con Roma diviene strategica. E sempre nel suo territorio sono concentrate anche le montagne più alte d'Europa. Le montagne, quel baluardo che separando la regione dalla Francia, dalla Svizzera e dal nord Europa ne hanno plasmato la natura e la storia. Proprio ai piedi delle grandi montagne sopra i 4.000 metri come il Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino ed il Gran Paradiso, meta oggigiorno di un fiorente turismo internazionale, è nata quella civiltà medievale, centrale negli interessi dei potentati che avevano percepito l'importanza di questi luoghi come strategici per i collegamenti tra il nord ed il sud Europa. Per convenzione, in Europa l'inizio del periodo medievale viene posto a fine del 400. Alla caduta dell'Impero Romano e con l'inizio delle invasioni barbariche, in Valle d'Aosta, si succedettero i Burgundi e successivamente gli Ostrogoti per poi divenire provincia dell'Impero di Giustiniano. In seguito, divenne un possedimento merovingio e parte dell'Impero di Carlo Magno. Dall'XI secolo, la storia della Valle d'Aosta vide il progressivo coinvolgimento dei Savoia, e da lì si consolidò quella posizione di collegamento tra le due realtà, quella italica e quella franca, che per certi versi è tuttora presente nelle tradizioni locali. Ed in un percorso ideale tra le testimonianze del Medioevo ci dedicheremo oggi ad una delle più rappresentative, il Castello di Fenis. La storia del Castello di Fenis, situato nell'estrema appendice sud-occidentale di una splendida sequenza di prati dolcemente inchinati, è avvolta nel mistero. Non si conoscono né la data di fondazione né le prime fasi di sviluppo dell'edificio, che sembra più adatto a essere il centro direzionale di un'azienda agricola che non una fortezza, vista la posizione non elevata della costruzione. Tuttavia, alcune fonti storiche suggeriscono che l'origine più antica del castello potrebbe essere una villa rurale romana, anche se non ci sono prove archeologiche a sostegno di questa ipotesi. Il castello viene menzionato in modo certo in un documento del 1242, nel quale il Castrum di Fenis è indicato come proprietà del visconte di Aosta Gotofredo di Chalan e dei suoi fratelli. Gli Chalan erano una delle famiglie più in vista della Valle d'Aosta, essendo vassalli dei Savoia, da cui ottennero anche il titolo visconteo. Secondo alcune fonti storiche, l'edificio così come è oggi è stato costruito proprio dagli Chalan, anche se non esistono documenti contabili a confermare pienamente questa ipotesi. Le fonti storiche suggeriscono tuttavia che il periodo che va dal 1320 al 1420 circa è stato determinante per lo sviluppo del castello. In questo periodo, infatti, il castello assume un assetto quasi definitivo, anche se in realtà il processo avviene gradualmente in almeno tre o forse quattro fasi successive. Il maniero è dunque la sintesi di diverse campagne costruttive succedutesi negli anni, dovute ai più importanti esponenti della casata degli Chalan. Sempre gli Chalan lo arricchirono di eleganti decorazioni pittoriche per adeguarlo a sede di rappresentanza e lo dotarono dell'imponente apparato difensivo, a testimonianza di potenza e prestigio. La stretta relazione tra la dinastia Chalan e quella dei Savoia si evince immediatamente osservando la parte alta dell'accesso al castello, in cui i simboli delle due casate sono posti l'uno a fianco all'altro. Il castello di Fenis ha pianta pentagonale. Agli angoli sono presenti torrette circolari, ad esclusione dello spigolo sud-ovest,
che presenta una massiccia torre, e quello sud, dove le torri hanno pianta quadrata. Il mastio è racchiuso in una doppia cinta muraria in cui sono presenti le torrette di guardia collegate dal camminamento di ronda. Si accede al maniero passando attraverso l'apertura sulla prima torre quadrata che aveva in antichità una saracinesca per sbarrare l'androne in caso di pericolo. La torre cosiddetta Colombaia viene identificata storicamente come la parte più antica del castello, oltre che rappresentare la struttura dalla quale partivano i piccioni viaggiatori con i loro messaggi. Sempre nel cortile interno, tra le torri merlate, i camminamenti, l'ingresso al mastio, gli scolatoi per l'acqua piovana, si notano alcune maschere apotropaiche di origine celtica, posizionate nelle parti alte della struttura, che avevano lo scopo di incutere timore ad eventuali nemici o malintenzionati. Il percorso all'interno del mastio si presenta come uno scrigno che aveva fin dalla sua creazione il compito di rappresentare il prestigio della dinastia Shallan. Il colpo d'occhio all'interno del cortile è a dir poco meraviglioso, partendo dallo scalone semicircolare e dal sovrastante affresco raffigurante San Giorgio che uccide il drago. Sollevando lo sguardo ai piani superiori, si possono osservare le balconate in legno decorate da un gruppo di saggi e di profeti, recanti dei cartigli sui quali si leggono proverbi e sentenze morali in antico francese. È da ricordare che l'arcaica lingua francese era considerata lingua ufficiale, prima addirittura che il Regno di Francia stesso ne riconoscesse questo status. Tra tutte le frasi riferibili a versetti morali o di buon comportamento, è da riportare una piccola poesia scritta su di un muro ad opera di Bonifacio I Shallan, riferita a Bona, sua figlia in partenza per le nozze con il nobile Alaman, che così recita in francese. Pauvre oiseillon qui de chez moi t'envole si loin de la Doire. En ton cué conserve moi, de qui prie et pleure pour toi. E che in italiano si traduce come povero passerotto che da casa mia voli così lontano dalla Dora. Serba in cuor tuo il ricordo di chi prega e piange per te. Questa poesia è considerata uno degli esempi più antichi di trascrizione di francese parlato nella zona, risalente alla fine del Medioevo. Abbandonando per un attimo la serie di dipinti opera del Jacquerio, ci si addentra nei locali del pianterreno adibiti alle funzioni del castello. Si incontra dunque l'ampia sala d'armi, in cui sono esposte tra le altre cose anche delle vecchie piastrelle riconducibili al tardo periodo medievale, il refettorio per soldati e servitori, la dispensa e la cucina dotate di un ampio camino. Primo piano è la parte nobile del mastio. Di ampio respiro la stanza da letto riservata al signore del castello in cui fa bella mostra di sé un pregevole camino. Una doppia porta consentiva poi il passaggio verso i camminamenti posti lungo le pareti affrescate. Sempre al primo piano, troviamo un'ampia cucina destinata ai nobili con tutte le pertinenze atte a svolgere questo ruolo. L'atmosfera che si respira rende davvero l'idea di come doveva essere la vita dei nobili nel periodo medievale. Ma è nella cappella castrense che l'arte del maestro del gotico, Giacomo Jacquerio, esprime tutta la sua forza comunicativa. La cappella fu fortemente voluta da Bonifacio di Shallan e tra le figure rappresentate si può apprezzare una Madonna della Misericordia che sotto il suo mantello evoca la protezione dei laici e dei religiosi della sua famiglia. Particolare interessante è poi la presenza nelle raffigurazioni della discussa figura dell'antipapa Giovanni XXIII, protagonista di un periodo molto movimentato della Chiesa Cattolica, tra scismi e spostamento della sede pontificia da Roma ad Avignone. Da citare è anche il crocefisso in legno risalente al XIV secolo. Ma è tutta la cappella, con l'insieme dei personaggi rappresentati,
che offre un affascinante colpo d'occhio sull'arte tardo-medievale. Annessa alla cappella, di rilievo è anche l'ampia sala di rappresentanza nella quale spiccano il bellissimo camino ed una parte delle coloratissime coperture murarie originali del XIV-XV secolo. I mobili presenti, pur risalenti ai secoli che vanno dal XIV al XVII secolo, non sono originari del castello ma essendo comunque coevi, ed in gran parte in stile tipico della Valle d'Aosta, danno la possibilità di avere un quadro realistico anche degli arredi dell'epoca. L'accesso ai ballatoi dalle sale al primo piano dà la possibilità di osservare ancora più da vicino gli affreschi che già facevano bella mostra di sé dal cortile sottostante. Le emozioni nel visitare questo splendido maniero dunque non mancano. Anche l'ultima immagine uscendo dal mastio è di per sé evocativa, in quanto propone un affresco di San Cristoforo protettore dei viandanti, che sembra augurare buon viaggio a coloro che lasciavano questo posto. Sperando che il filmato sul castello di Fenice vi sia piaciuto, vi consigliamo di visitarlo di persona. Sono tante le sorprese che questo posto offre, come tante sono le emozioni che dà la Valle d'Aosta. Se avete apprezzato, iscrivetevi al canale Andalas. Anche un mi piace ed un commento sarebbero graditi. Nel ringraziarvi vi diamo l'arrivederci al prossimo filmato.